Quindi era lei con l'agente Anna Thomas nel video che è stato recapitato alla polizia? Sì, ero io. E come avete reagito alla proposta del commissario? L'accordo prevedeva di far cadere le accuse di traffico internazionale di armi in cambio del rilascio dello ostaggio. Beh, non è che fosse un accordo così allettante, no? Saremmo finiti al fresco per rapimento comunque. E poi, ad ogni modo, Victor era deciso ad andare fino in fondo. Lui era convinto che prima o poi avreste ceduto. E che mi dice di Erin Jacobs? Erin Jacobs. Beh, da quel momento Erin era diventata una fastidiosa spina nel fianco per Victor. E ora ascoltatemi bene, perché non lo ripeterò due volte. Ancora non si sa, ma di lì a poco lei sarebbe bruciata col fuoco, quella scorciatoia, direzione morte. Sono le cronache di Victor Santa Barbara. Ed è così che questa storia qui ve la impacchetto, ve la racconterò. È tutto un gioco, ma che sia chiaro non da poco. Ecco qua, ora io vi mostrerò una donna, un triangolo pericoloso per un piano non da poco. È qui la mia memoria in foto. Sono le cronache di Victor Santa Barbara. Eccoci qua, in questo ricordo, piccolo frammento di tante verità. Dietro un accordo, togli la maschera se sei d'accordo. Quel che non sapete, ora vi mostro. Sono le cronache di Victor Santa Barbara. È proprio qui che mente e cuore entrano in conflitto. Muovi i tasselli di un grande disegno, per ogni errore si pagherà pegno. Sono le cronache di Victor Santa Barbara. Sì, sono le cronache. Victor Santa.